Salgono ancora i contagi da coronavirus in Molise, attualmente se ne contano 47, altra vittima a causa del Covid-19, si tratta di una donna di 82 anni di Monteroduni. Riattivare subito i nosocomi di Venafro e Larino, la pandemia mette in allerta le istituzioni, il sindaco di Larino Pino Puchetti si rivolge alla classe politica e chiede di agire al più presto. La dottoressa Giuseppina Ferri è il nuovo commissario prefettizio al comune di Agnone, la giunta di centrodestra caduta per le dimissioni di 7 consiglieri di maggioranza. Alla Pontificia Fonderia Marinelli è stato ricordato il 25esimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II, una folla abbracciò il pontefice il 19 marzo del 1995. Buongiorno cari telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento del telegiornale di TLT. Sale il numero dei decessi a causa del coronavirus in Molise. L'ultima vittima è una donna di 82 anni di Monteroduni. La paziente si trovava ricoverata all'interno del reparto di rianimazione del Cardarelli di Contrada Tappino. L'anziana era giunta 2 giorni fa al pronto soccorso di Isernia in ambulanza per poi essere trasportata a Campobasso a seguito del risultato positivo al tampone del Covid-19. E salgono ancora i casi di coronavirus ad oggi in regione, se ne contano 47, a darne conferma anche il dirigente generale Oreste Florenzano, il presidente della regione Donato Toma in un messaggio video a partire da oggi. Infatti i due vertici aggiorneranno ogni sera riguardo i casi di contagio. La situazione attuale dei ricoveri è in totale 12, sono le persone che si trovano all'interno del reparto di malattie infettive al Cardarelli, 10 provenienti dalla provincia di Campobasso, uno proveniente dalla provincia di Isernia. All'interno del reparto di terapia intensiva invece sono in tutto 6 casi di Covid-19, compresi i 2 pazienti provenienti da Bergamo. I positivi isolati asintomatici sono allo stato attuale 12, tutti della provincia di Campobasso. L'ultimo positivo della giornata odierna è il figlio dell'84enne morto il 18 marzo. L'intera famiglia ora si trova in quarantena mentre l'uomo ricovera al Cardarelli. E il diffondersi dell'infezione da coronavirus nelle 2 province molisane spinge il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti a scrivere alle varie rappresentanze istituzionali, chiede che si attivino subito i presidi ospedalieri di Lerafro e Larino. Ma ascoltiamo. Il dato è innegabile. In poche ore sono aumentati di molto i casi di contagio da coronavirus Covid-19 nei territori delle 2 province molisane, Campobasso ed Isernia. La diffusione così veloce ed intensa preoccupa tutti, tra i quali il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, che nel corso degli anni è stato testimone, insieme ai suoi concittadini, di una sostanziale diminuzione dei servizi a disposizione nell'ospedale Vietri della sua città, un presidio importante anche per i numerosi cittadini dei comuni vicini. A tal riguardo, oggi ritiene si debba tornare al passato, correggendo gli enormi errori commessi e restituire il Vietri alla piena dignità di strumento per la tutela della salute dei cittadini. Così scrive ai rappresentanti istituzionali, centrali e locali, facendosi portavoce attento delle richieste che vengono dalla cittadinanza, quelle che riguardano l'utilizzo degli ospedali di Larino e Venafro, perché possano svolgere un'attività di complemento dei presidi di Termoli e di Isernia, una decisione che necessita di essere presa nei tempi immediati e che permette di separare i flussi, evitando la diffusione del contagio nei pronto soccorso, dove di fatto sono presenti le attività ordinarie di intervento. Attraverso la missiva chiede anche l'utilizzo di procedure e modalità straordinarie per il reclutamento del personale sanitario, anche inoltrando una richiesta specifica di rientro in servizio per i rianimatori in pensione presenti in Molise.
E a chiedere con insistenza al governatore Toma la riattivazione degli ospedali di Larino, Venafro e Agnone, anche la consigliera regionale Aida Romagnuolo. Ormai non possiamo più aspettare e rinviare la riapertura dei nosocomi anche per le precarie situazioni in cui vivono quotidianamente le strutture di Termoli e Isernia. I tre nosocomi, aggiunge, sono pronti, hanno bisogno di pochi interventi strutturali e di attrezzature da reperire subito. Adesso non è più tempo di aspettare, ha concluso. Il comune di Campobasso sospende i pagamenti di tasse e tributi, rivede anche le rette mensili di asilo nido e scuola dell'infanzia in base ai giorni di effettivo utilizzo. Vediamo. Con apposita delibera di giunta, l'amministrazione comunale di Campobasso ha disposto per cittadini di attività commerciali e produttive la sospensione dei pagamenti di tasse e tributi comunali. I versamenti relativi a tutte le entrate provenienti dai servizi, le cui scadenze sono comprese tra marzo e fine aprile, potranno essere effettuati entro il prossimo 31 maggio senza l'applicazione di alcuna sanzione. Una decisione assunta vista l'emergenza legata al coronavirus. Ma non finisce qui. Verranno riviste anche le rette mensili di frequenza dei servizi socio-educativi comunali e quindi di asilo nido e scuola dell'infanzia verranno calcolate in base ai giorni di effettivo utilizzo. Ad annunciare le singole misure l'assessore al bilancio di Palazzo San Giorgio, Giuseppina Panichella. Si tratta di segnali doverosi di attenzione da parte dell'amministrazione a quelle che sono le esigenze del momento di cittadini, attività produttive e famiglie presenti sul nostro territorio, ha sottolineato. Prorogare al 31 maggio le imposte e le tasse comunali in scadenza è una misura minima, ma speriamo utile ad alleviare in parte le difficoltà generate dall'emergenza del Covid-19. Resta inteso che l'amministrazione comunale continuerà in questo periodo a studiare modalità di intervento per aiutare nei limiti delle proprie competenze e possibilità la cittadinanza. A tal proposito, ha concluso Panichella, la Giunta si riserva, una volta approvato il rendiconto di gestione anno 2019 e in assenza di altri provvedimenti di sostegno a famiglie ed imprese emanati a livello regionale e nazionale, di valutare eventuali ulteriori misure di sostegno concreto per ridurre la situazione di difficoltà. E restiamo sempre a Campobasso. Nel corso del consueto aggiornamento, il sindaco Roberto Gravina parla delle misure di controllo sul territorio cittadino, ribadendo la necessità per le persone di non scendere strada per futili motivi. Ma ascoltiamo il suo messaggio. Sono molte le segnalazioni che arrivano negli uffici comunali, dove ci si lamenta delle ancora troppe numerose presenze di persone nelle strade, persone che sembrano non avere delle necessità particolari, ma che mostrano di non aver compreso la grande pericolosità del momento. Ne parla ancora una volta il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, per quanto riguarda il capoluogo di regione. I controlli ci sono coordinati, come polizia locale ci siamo attivati oltre a riguardare i parchi cittadini, siamo andati al cimitero di Campobasso per accertarci che in qualche modo non ci fossero fenomeni di assembramento, salvo qualche piccolo problema, però dobbiamo dire che insomma, le persone hanno dimostrato di andare in solitudine al cimitero ed è, lo so, è un problema, ma lo sappiamo, è un virus che purtroppo impatta sulla socialità, facciamocene una ragione, però ribadisco, più siamo attenti, più osserviamo le regole e prima ne usciremo fuori. Questo deve, diventare il nostro, diciamo così, il nostro modo di pensare da qui alle prossime settimane, perché sappiamo che purtroppo è una battaglia che non finirà a breve e quindi questo è bene che ce lo mettiamo bene in testa. La durata dipende tutto da come siamo consapevoli dei nostri comportamenti e di quanto dobbiamo essere responsabili. I controlli, dicevo, ci sono stati, li abbiamo continuati, ma è importante, lo ribadiamo ancora una volta, che le persone osservino la distanza, soprattutto quando sono obbligate a stare nello stesso posto. I comportamenti sbagliati stanno incidendo nelle scelte che probabilmente il governo assumerà in ordine ad ulteriori strette sui supermercati. Quindi io mi auguro che le persone si rendano conto di quanto sia importante avere questo spazio, questa disponibilità per andare a fare la spesa, perché l'orario lungo consente appunto di frammentare le presenze delle persone nei supermercati, però al di là di questo non si esce di casa per fare passeggiate inutili.
Abbiamo bisogno di medici e personale sanitario. Fate pervenire all'azienda ASREM le vostre candidature, ma fatelo velocemente. Questo l'appello rivolto ai giovani medici e infermieri del presidente della regione Donato Toma a seguito della pandemia in atto. L'emergenza Covid-19 richiede ancora più personale medico da inserire all'interno dei presidi. Il Molise, dunque, come tante altre regioni, è in affanno e chiede ai laureati di attivarsi per inviare le domande per essere subito chiamati ad operare in questo grave momento di crisi. E continuano a crescere i numeri dei contagi, abbiamo appena detto. In queste ore fortemente preoccupato anche il primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, che chiede al Premier Conte di bloccare tutte le attività delle industrie che non producono beni di prima necessità. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Tanta preoccupazione per via di questa pandemia in atto a farsi sentire in queste ore anche il sindaco di Termoli Francesco Roberti, nonché presidente della provincia di Campobasso, che a seguito della nuova raffica di casi registrati di Covid-19 in regione chiede maggiore tutela, soprattutto per quei lavoratori che sono in servizio in questo momento. Il primo cittadino pertanto ha deciso di inviare una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al presidente della regione Molise Donato Toma per chiedere sostegno. La sua preoccupazione affermava al momento anche ai lavoratori che tutti i giorni prestano il loro servizio all'interno delle fabbriche che si trovano in Molise, in particolare in quelle chimiche che si trovano nel nucleo industriale di Termoli, quelle che non producono beni di prima necessità. Roberti nella nota afferma in qualità di presidente si sta facendo portavoce della necessità di procedere quotidianamente assumendo atti che realizzano azioni volte a tutelare tutta la comunità. Pertanto ha ritenuto necessario anche chiedere alle autorità di voler adottare provvedimenti adeguati al fine di tutelare la salute di tutti i dipendenti e delle rispettive famiglie, presso le quali quotidianamente ritornano dopo il turno di lavoro nelle varie aziende nel territorio. La richiesta è quella di far cessare la produzione di tutte quelle ditte che al momento non stanno producendo beni di prima necessità, attività questa necessaria per avere maggiore tutela della comunità. E per l'emergenza virus è attivo il servizio di supporto psicologico per i cittadini dell'ambito territoriale e sociale della cittadina adriatica. Operativo un numero verde, ma vediamo i dettagli in questo servizio. I disagi e le restrizioni legate all'emergenza coronavirus stanno provocando in molti stati di ansia e difficoltà di carattere psicologico. Problematiche che hanno spinto l'ambito territoriale e sociale di Termoli a mettere in piedi un servizio gratuito specifico. Con la collaborazione della cooperativa sociale Sirio ha reso operativo un servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini residenti nei comuni del medesimo ambito, mediante l'attivazione del numero verde dedicato 800 090 726. Telefonicamente oppure con una videochiamata sarà possibile consultare gli esperti che potranno fornire a chi ne farà richiesta consulenza e aiuto su tematiche connesse all'emergenza sanitaria. In particolare si lavorerà sui vissuti psicologici associati alla stessa emergenza e a tutte le condizioni di ansia e stress ad essa connesse. Per chi preferisse la posta elettronica è possibile altresì inviare una mail all'indirizzo sup.psicologicotermoli@gmail.com. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 18. Dal proprio domicilio risponderanno le professioniste incaricate, al mattino Domenica Casieri e nel pomeriggio Michela Marinelli. Il presidente della quarta commissione consiliare Filomena Calenda ha chiesto al direttore generale dell'ASREM Oreste Florenziano e al presidente della regione Donato Toma l'istituzione del servizio sociale regionale Covid-19. Alla luce dello stato emergenziale, ha dichiarato Calenda, credo sia fondamentale pensare non solo alla salute dei malati, ma preservare anche il loro benessere psicosociale. Dopo la procedura per il reclutamento di medici, credo sia indispensabile pensare anche a delle figure professionali che si occupano della sfera sociale dei pazienti all'interno dei presidi ospedalieri. Pertanto, crede debba essere garantito anche il sostegno sociale. E ci spostiamo adesso nella zona Pentra. L'azienda Moda Impresa, in questo periodo di emergenza da Covid-19, ha deciso di produrre mascherine per evitare contagi. Al momento se ne realizzano dalle 3 alle 4.000 al giorno. Dalla settimana prossima la produzione salirà a 10.000. Ma andiamo a vedere.
In questo periodo di crisi sanitaria molte imprese italiane hanno dovuto bloccare la propria produzione. Parliamo di tutte quelle attività che generano beni che al momento non sono considerati di prima necessità e con difficoltà per via del contagio. In questo caso però Moda Impresa, l'azienda Isernina guidata da Romolo D'Orazio, ha deciso di reinventarsi in questo momento di pandemia per convertire la sua produzione da abiti a mascherine protettive con filtro. Il momento era diventato fortemente drammatico, drammatico sia a livello, come sappiamo, diciamo, sanitario, ma soprattutto anche a livello economico, sociale per tutte le aziende del comparto. Noi ci siamo trovati 2 settimane fa completamente bloccati, ordinativi bloccati, consegne bloccate, e quindi siamo arrivati di fronte a una situazione davvero molto, molto drammatica. È in quel momento che ci è scattata l'idea. Devo essere onesto, l'idea mi è nata in collaborazione con Enzo Di Luozzo, responsabile delle relazioni esterne della Gia Medica, il quale mi ha contattato chiedendomi disperatamente delle mascherine. Allora, sfruttando il suo know-how nell'ambiente medico, il nostro know-how nel tessile, abbiamo messo a punto questo prototipo 1 settimana fa. L'abbiamo, diciamo, migliorato strada facendo, e da 3 giorni a questa parte siamo letteralmente inondati di richieste che spesso, anche umanamente, ci fanno un po' riflettere, perché erano richieste da medici, da tutta Italia, da cliniche, da privati cittadini disperati perché non c'è possibilità di reperire queste mascherine. Ieri addirittura è arrivata una richiesta da Hermès Parigi, che ci ha, insomma, fatto molto piacere, ma ci stanno arrivando dalla Spagna, dal Portogallo, e siamo letteralmente inondati di richieste, e questa cosa un po' ci inorgoglisce perché, insomma, cerchiamo anche di rendere un servizio utile, un servizio sociale, e cerchiamo di evitare per quanto possibile nel nostro piccolo ulteriori contagi. Aggiungo che a livello sociale, chiaramente questo ci sta consentendo di ripartire con il lavoro, di non mettere le sarte in cassa integrazione. Anzi, è un appello che faccio a tutti i laboratori presenti in Molise: noi li stiamo mettendo tutti a sistema perché ci sarà lavoro per le prossime settimane. Io mi auguro meno tempo possibile, che vorrei tornare a realizzare abbigliamento, però l'emergenza è questa, e quindi sicuramente ci sarà lavoro per le prossime settimane per tutti. La produzione garantirà al sistema 10.000 pezzi al giorno, con numeri in continua crescita. L'intera attività verrà realizzata da 75 sarte tra interni ed indotto locale. La nostra mascherina esternamente ha un cotone lavabile, quindi sostanzialmente può essere riutilizzata n volte. All'interno, attraverso una sacca, viene inserito un filtro in TNT, che è il tessuto del quale sono fatte le mascherine chirurgiche. Diciamo, il filtro fa da protezione interna alla mascherina. È chiaro che la nostra mascherina non è un presidio medico. In questo momento, credo che stamattina stanno uscendo le procedure per poter avere l'autorizzazione a produrle come DP e come dispositivi medici. Però attualmente noi ci stiamo muovendo secondo il decreto legge, che ha preso una deroga per la produzione di mascherine, e quindi le stiamo fornendo in tutta Italia grazie a questa deroga del governo, perché, diciamocelo chiaramente, questo è uno stato, oserei dire, di guerra, quindi in questo momento noi cerchiamo di rendere un servizio. La mascherina viene fornita con 4 filtri intercambiabili, per cui, insomma, diciamo che con una mascherina si può andare avanti un bel po' di giorni. In questo momento ne stiamo realizzando 3-4 mila al giorno, ma da settimana prossima a regime ne realizzeremo 10.000 al giorno. La mascherina viene venduta a 3 euro, comprensiva dei filtri, e come dicevo può essere utilizzata almeno 10 giorni, lavata tutte le sere, meglio ancora se lavata in candeggina o materiale, diciamo, igienizzante. E i carabinieri di Frosolone si sono messi a disposizione per aiutare i cittadini in difficoltà a causa di questa emergenza sanitaria. Una donna 71enne di Sant'Elena Sannita aveva chiesto aiuto dei militari poiché aveva assoluta necessità di ritirare alla farmacia di Isernina importanti medicinali. Nella stessa giornata i militari sono andati anche da un 83enne in stato di indigenza per sincerarsi delle sue condizioni di salute. A lei sono stati donati generi alimentari al fine di assicurarle un minimo di assistenza. E l'amministrazione comunale di Agnone è arrivata al capolinea per le dimissioni di 7 consiglieri del centrodestra. La dottoressa Giuseppina Ferri gestirà la fase commissariale. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'avvocato Lorenzo Marcovecchio, ormai ex sindaco del paese. Ascoltiamolo.
Lorenzo Marco Vecchio, ex primo cittadino di Agnone, tutta la situazione è precipitata in pochissimo tempo, in pochissimi giorni. Il suo comune è stato sciolto per le dimissioni di 7 consiglieri, nominata già dalla prefettura di Isernia il neocommissario Giuseppina Ferri. Avvocato, cosa è successo? Cosa sarebbe mancata alla sua amministrazione negli ultimi mesi? Forse è proprio questo il problema, che non è mancato nulla e nemmeno le ambizioni personali. Ci sono stati degli interessi ovviamente legittimi, politici, da parte di esponenti, di rappresentanti della maggioranza che hanno ritenuto di dover dimettersi insieme, congiuntamente agli esponenti dell'opposizione, così da determinare la caduta dell'intero Consiglio Comunale. Ripeto, una mossa politica che è lecita, legittima, ma quantomeno, secondo me, inopportuna in questo particolare momento di crisi. Abbiamo appena salutato la dottoressa Ferri che si è insediata in comune e lei stessa, insomma, ha sottolineato che forse siamo l'unico caso in Italia di uno scioglimento del Consiglio Comunale. Però nei mesi scorsi già c'erano state delle crepe, delle lacerazioni con l'abbandono di Linda Marcovecchio e dell'altra assessore Annalisa Melloni. Sì, c'era stata la fuoriuscita dalla maggioranza, quindi sapevamo comunque che c'erano diversità di vedute per quanto riguarda l'attività politica, diversità di vedute che comunque avremmo successivamente magari sulle quali avremmo successivamente dialogato. Ecco, non l'abbiamo fatto in questo momento per ovvie ragioni, ma va bene così, insomma. La richiesta di dimissioni era stata lanciata anche dalle opposizioni, dalle minoranze di centrosinistra che ritenevano la sua una poca, scarsa presenza proprio sul territorio di Agnone, il resto dell'esecutivo invece poco solerte. Cosa risponde? Nella richiesta delle dimissioni l'hanno fatto dal primo mese di insediamento, quindi diciamo che hanno avuto questa tradizione nel ricordare la necessità delle dimissioni a loro dire perché colpevoli di una male gestio. Sull'assenza mi fa sorridere amaramente questo discorso dell'assenza del territorio in un momento di crisi. La dottoressa Ferri ci ha appena confermato che lei verrà ad Agnone un giorno a settimana, quindi se la mossa di far cadere il Consiglio Comunale era perché volevano un sindaco presente, quindi qualcuno che gestisse 24 ore su 24 questo momento di crisi, hanno ottenuto l'esatto contrario. Ma vabbè, ne risponderanno alla loro coscienza, se ce l'hanno. L'ultima domanda, avvocato, ci riproverà in sede politica alle prossime elezioni, Lorenzo Marco Vecchio? Ma allora, quella della politica purtroppo è una malattia difficile da far venire meno. Sicuramente ne stavamo discutendo anche con gli altri. Ci siamo dati da fare e ci siamo spesi e non poco per quanto riguarda l'attività amministrativa, che se ne dica. E lasciarla così dà fastidio. Direttamente o indirettamente, io credo che ci saremo. E l'ACE Mance giudica insufficienti le recenti misure adottate dal governo con il decreto Cura Italia, che non solo non tiene conto del settore dell'edilizia, ma lascia ancora più nel caos il comparto per la mancanza di certezze di provvedimenti validi. L'associazione Edili Molisani reputa non adeguati i fondi stanziati per gli ammortizzatori sociali che consentiranno solo ad una parte dei lavoratori del settore di usufruirne, generando così quasi una corsa disperata alle risorse disponibili. E intanto istanti di spensieratezza dai balconi delle case per allontanare in questo periodo la paura e ringraziare coloro i quali con il loro lavoro combattono per limitare la pandemia in corso, flash mob delle piazze e delle strade del Molise. Ma andiamo a vedere. Grazie.
esorcizzare i timori di queste settimane e ritrovarsi uniti appassionatamente, seppur a debita distanza, alle finestre sui balconi con tanto di bandiere tricolori, un momento di spensieratezza restando ognuno nelle proprie case per allontanare la paura del virus e ringraziare ancora una volta il personale sanitario di tutto il paese, gli amministratori e le forze dell'ordine per l'impegno sconfinato messo in campo fino ad oggi. Anche noi ci siamo, anche Trivento c'è, e ognuno nelle proprie case, nelle proprie abitazioni, dai propri balconi, finestre, ma comunque uniti per combattere insieme. Insieme questo male che ci attanaglia, con ovviamente il dovuto rispetto per tutta la tragedia che insomma è attorno e con il dovuto rispetto per tutte le persone che stanno combattendo in questo momento contro questa malattia e contro questo virus e anche per chi non c'è più, rivolgiamo sempre un pensiero ed una preghiera. L'inno di Mameli, Azzurro l'italiano e Volare dell'indimenticato Domenico Modugno, i brani cantati anche dalle piazze di Trivento. L'iniziativa sarà ripetuta domani pomeriggio nel centro Trignino e in altri paesi della regione. Ci spostiamo adesso nuovamente ad Agnone, ma lo facciamo per ricordare un quarto di secolo fa la visita di Papa Giovanni Paolo II e il ricordo di quei momenti indimenticabili della fonderia Marinelli, fucina e studio dell'arte delle campane. Ma vediamo. Campane a festa ad Agnone nel ricordo della visita del Papa polacco Karol Wojtyla il 19 marzo del 1995. A distanza di un quarto di secolo, la pontificia fonderia dei fratelli Marinelli ha richiamato alla mente le emozioni di quella giornata particolare e indimenticabile nel cuore di tutti i molisani. Da Agnone vorremmo un giorno suonare tutte le campane, perché Agnone ha una voce speciale, una voce particolare per la voce delle nostre campane. Sono tutte le campane a festa per far sì che tutti quanti gioiscano in un momento di libertà e queste campane che notoriamente uniscono, uniranno in un abbraccio comune, questo abbraccio di gioia. In ego campana nunquam denuncio mana, quindi quando suoneremo le nostre campane non annunzieremo una cosa inutile. Giovanni Paolo II, 25 anni fa, veniva nella nostra terra e da qui ha detto: non abbiate paura. È quello che noi possiamo nel nostro piccolo dire a tutti quelli che stanno combattendo questo dramma, dottori, infermieri, medici, artigiani, tutti quelli che adesso stanno cercando di combattere. Non abbiate paura. Thank you.
25 anni fa l'abbraccio del pontefice ad una folla commossa e numerosa. I rintocchi dei bronzi dalla fonderia hanno suggellato un anniversario inconsueto, ma non per questo meno sentito nell'animo degli agnonesi. E la redazione di TLT Molise, in questo momento di difficoltà per l'intera comunità, ha deciso di dare voce ai propri telespettatori. L'invito è di inviare un videomessaggio per avanzare delle richieste alle istituzioni, per manifestare delle riflessioni o condividere solamente un pensiero. Ogni giorno sarà selezionato un contributo che andrà in onda nel nostro telegiornale. È possibile inviare i vostri videomessaggi sulla nostra pagina Facebook TLT Molise o via mail all'indirizzo info@tltmolise.it. Ma vediamo adesso le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo sereno velato oggi sul Molise, debole nuvolosità dalla sera sui rilievi appenninici. Le temperature odierne sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 19 a Termoli. Ventilazione debole di direzione variabile, calmo il medio Adriatico. Maggiori corpi nuvolosi da domani mattina sulla regione. Valori climatici in leggera flessione, venti da sud-ovest. Di tutte le interruzioni sportive a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, io dopo il consueto appuntamento delle previsioni del meteo vi saluto e vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci e grazie per l'ascolto.